Ho letto quello che ha scritto e certamente, non so, io non vorrei tornare sul dramma del fallimento, però scendere in campo con questo fardello, a mio avviso, è stata anche una, come si può dire, una spinta in più. L'orgoglio crociato, che giustamente è stato utilizzato nel titolo, credo che abbia trovato forse, non so, non dico la quinta, ma magari la sesta, quando ci voleva. Che ne dici, mister? Sì, innanzitutto buonasera a tutti. Una piccola, un po' di scuse, non mi sono fatto la barba, non mi sono messo la giacca, però No, perché la tua è più immagine. forte di me. Quindi scusate, la manifestazione forse richiedeva, No, 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 no. posso, va L'avevo fatta, bene. guarda, in un parco apposta perché dovevo Ma essere siete tutti informale. belli, No, io vabbè, mi però siamo sento un po' più belli di nostro. brutto. Grazie all'ottimismo. Più che rispondere, volevo dire una cosa. Sì, sono contento, sono molto, molto contento perché non so fino a che punto il risultato sportivo poi abbia influito. Prima scherzavo perché, secondo me, io sono convinto ancora di aver vinto e non me lo toglierà mai dalla testa nessuno che abbiamo vinto. Quindi ho festeggiato come se avessimo vinto. E quindi è successo qualcosa di particolare. Non lo so, il risultato sportivo, la situazione societaria, non lo so. Ma si era creata una situazione talmente bella, una favola veramente, come ho ripetuto più volte anche ai ragazzi, una favola che è giusto che non sparisca, è giusto che venga ricordata. E quindi questo libro lo considero proprio un regalo per tutti noi che abbiamo vissuto un'annata incredibile. Ripeto, alleno da tanti anni, ho giocato tanti anni, ricordo alcune vittorie, ricordo alcune sconfitte, però ci sono alcune situazioni, alcune annate, alcuni momenti che sono particolari. E insieme a questi ragazzi e insieme a qualcun altro, che adesso però vorrei chiamare, perché devo chiamare, si era creato qualcosa di bello, cioè c'era quella voglia di andare al campo, quella voglia di allenare, quella voglia di stare insieme. A parole. E io, i ragazzi lo sanno, sono uno che parole ne usa, ridete, ridete, sì. Vi siete disintossicati ormai dopo un anno che non mi sentite parlare, quindi a parole a volte esagero, ma questa volta non ho tante parole. Ripeto, sono felice perché mi hanno fatto rimanere senza parole e quindi voglio ricordare attraverso questo libro per sempre questa incredibile avventura, questa stagione magica. Questo. Non mi è capitato perché poi non abbiamo fatto tante manifestazioni. Io all'indomani della partita sono partito, non ero quindi alla festa. L'altra festa ero in veste di chitarrista, quindi non, per chi c'era purtroppo. Così. Quindi mi sembra giusto. Io grazie. Non so se lo volevate fare voi, ma io voglio che vengano assolutamente qui e si devono meritare un applauso, ma veramente. Questo lo faccio non perché lo devo fare, non perché lo devo fare, ma perché quando mi sedevo a tavola con loro, quando avevo paura, e loro sanno poi come reagivo quando avevo paura, ma non lo potete dire, quando avevo paura e avevo bisogno a tavola, la sera prima di addormentarmi, e loro erano insieme a me e mi hanno dato una forza e un coraggio che da solo sicuramente non avrei saputo affrontare, quindi non lo dico in ordine né alfabetico né di importanza né di ruolo, ma come li vedo qua uno alla volta, preparatore atletico, Mister Fabio Alimemeti, grazie. Preparatore dei portieri, Marco Ferrari, grazie Marco. Vediamo, vediamo, vediamo. Dopo ci sono anche altri che dopo è Federico dopo. Allora, no, Alessio Dor no, dalla stazza non credo che facesse. No, Alessio no, faceva parte dello staff. No, 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 secondo me no. C'è qualcuno che si nasconde, ma prima di qualcun altro che si nasconde, che chiamo per ultimo, perché lui è mio uomo, nostro accompagnatore Maurizio Fava. Vieni, Mauri, che mi ha non solo sopportato, ma portato in macchina per tutto l'anno. Mi veniva a prendere a casa e mi sopportava sia l'andata che il ritorno. Ho visto anche un'altra stazza. Ah, eccoli là, guardali là, belli che siete. Sì, tu che ti giri. Fisio e doc.
Avvicinatevi, Diego, Ilari e Francesco Praticò, fisioterapista e dottore. Vi prego di mantenere solo il segreto di quello che dicevamo e facevamo, questo deve rimanere tra di noi, per il resto poi possono dire quello che vogliono. Inoltre, naturalmente, no, buoni, vedo, e quindi grazie Federico Novari, che allena, chi eri, 2000 e Fede? Aiutami, i 2005, grazie Federico, che sono stato un anno con lui, anche lui mi ha sopportato all'interno dello spogliatoio, perché non è così facile. Luca Mondini, grazie Luca, ho diviso un paio d'anni a collecchio con te, ragazzi, ci sei anche te, ci siete tutti, sì, c'è anche Andrea, Monica, ci sono tutti. Voglio chiamarvi tutti, perché non voglio arrivare a lui, che voglio che lo chiamino i ragazzi, dai, mister, vieni Turro. Allora, il mio uomo adesso. Non è sempre così facile e così scontato il Turro, perché non, per me non è né mista né Francesco, niente. Il Turro aveva allenato durante l'anno un'altra squadra e i ragazzi lo possono testimoniare, e di questo non finirò mai di ringraziarlo. E quando il direttore, dopo Umberto forse devi dire due parole, giusto? No, devi dire te. Quando il direttore mi ha dato la possibilità di portarlo, o forse è stato lui che ha deciso, come sempre, che ha deciso, lui non voleva, ripeto, i ragazzi lo possono testimoniare, ci ha messo un impegno, una volontà, una dedizione, non lo so, sembrava durante le partite quasi più coinvolto di me, difficile, ma è vero. Qualcuno se n'è accorto, qualcuno no, l'abbraccio mio e suo dopo il gol del 3-0 al Genoa di Manu Djibua, credo che chi l'ha visto e chi l'ha vissuto da vicino, ecco, di lì si è capito che eravamo veramente uno solo. Quello è stato un momento che non mi dimenticherò mai con lui. Quindi grazie Turro, è stato, non sono parole in queste di circostanza, insieme a lui e a loro abbiamo raggiunto un obiettivo che naturalmente da solo non avrei mai raggiunto, nemmeno insieme ai ragazzi. Loro sono stati una parte fondamentale per questa avventura, quindi meritano un applauso grandissimo. Io poi fai parlare, dopo io ho finito veramente, non dico più niente, perché sennò Umberto, vuoi porti? No, dai, porta, fallo tu, perché io dopo, se sa che l'ho fatto io, si incazza. Quindi. No, io vi rubo un minuto, vi porto i saluti della persona più importante del nostro settore giovanile, il direttore Francesco Palmieri. Io adesso sono con lui a Sassuolo e non è potuto essere fra di noi, ci scusa, e vi saluto tutti calorosamente e affettuosamente, perché aveva un impegno ed è a Lugo di Romagna, quindi non poteva essere qua. Quindi io ci tenevo proprio a salutarvi a nome suo, a nome personale, a nome mio, a tutti. È una serata bellissima, è stata un'emozione incredibile quella che abbiamo vissuto un anno fa. Noi quest'anno ci abbiamo provato, non ce l'abbiamo fatta. Proprio ieri siamo usciti con l'Atalanta, ci ha fatto gol Manu Djibua, tra l'altro. Perché qualcuno di voi, come sapete tutti, è andato a giocare in club importantissimi, e qualcuno ci ha seguito Sassuolo, perché il Parma, naturalmente, il 30 di giugno dell'anno scorso è finito, il nostro Parma è finito, è ripartito un nuovo Parma, ai quali auguro e auguriamo tutti le fortune migliori nei prossimi anni. Io volevo rubarvi un attimo, perché questa è stata una pagina bellissima, e grazie alla Simona e a Roberto che hanno fatto questa bellissima cosa. Però noi negli ultimi anni qualche altra pagina importante l'abbiamo scritta, perché noi solo 3 anni fa abbiamo vinto uno scudetto, campioni d'Italia con gli allievi, e la società, adesso lo posso dire, per, come premio, ci ha tolto i pulmini, perché questo l'ho detto, ci ha tolto i pulmini per andare a prendere ragazzi. Questo è stato il premio che ci ha dato la società. Noi imperterriti, anche senza pulmini,
ci siamo inventati di tutto per andare avanti. L'anno dopo noi, con gli allievi 97, siamo usciti in semifinale con l'Inter ai rigori, se no facciamo un'altra finale per il titolo italiano. Questo vuol dire che qui si era creato un gruppo di lavoro importante, uno staff importante, e negli ultimi 6-7 anni tutta l'Italia parlava del Parma a livello giovanile. Su questo mi sento di dirlo con grande orgoglio, perché Francesco Palmieri negli ultimi anni ha portato a Parma tanti giocatori, ha avuto tante intuizioni, giocatori importantissimi che oggi giocano in Serie A, in Serie B. Porto solo alcuni nomi: De Frel, La Padula, tutte scoperte sue, nostre. La Padula che oggi in mezza Serie A vuole, Dell'Orco che gioca a Novara, Ferrari che l'abbiamo mandato nei dilettanti, poi gli è stato fatto il contratto, è andato in Serie A col Crotone, come sapete, un ragazzo di Monticelli. E queste sono le cose che noi abbiamo fatto. Abbiamo vinto per 4 anni consecutivi gli esordienti e i giovanissimi regionali a livello di Emilia-Romagna. Questo me lo riconoscono tutti, ce lo riconoscono tutti, facendo un grosso lavoro, facendo una selezione sui ragazzi veramente importanti. Tutti volevano venire a Parma, nonostante le difficoltà degli ultimi 2 anni. Quindi un grazie ai tecnici, un grazie ai dirigenti, un grazie a tutto, a tutti quelli che ci hanno dato una mano. L'anno scorso noi c'è stato un momento che non si sapeva neanche, adesso si può dire, se potevamo fare le finali, perché Parma non si sapeva. E si è avuta una telefonata a Vito Tisi, presidente federale del settore giovanile, che tra l'altro è un barese come Francesco Palmieri, gli ha detto: oh, se non ci fai fare le finali ti ammazzo. Infatti ha detto: state tranquilli che in una maniera o un'altra le finali le fate. Siamo riusciti ad avere qualche aiuto da qualche persona e siamo riusciti ad andare avanti per arrivare dove siamo arrivati, portando tutti i ragazzi a Chianciano, facendo dei sacrifici per accontentare tutti, perché era giusto così. Grazie. Con questo io finisco. In effetti, chiacchierando, poi uno si può anche dimenticare, ci sono stati degli sponsor che hanno mirato, avevano nel mirino proprio il settore giovanile e lo hanno sostenuto fino alla fine, anche questo va ricordato. E io volevo ricordare proprio Manu dell'Atalanta e Adorni della Roma, che erano due protagonisti della passata di quel campionato, che vi danno i loro saluti, ma sono impegnati anche loro. Mi è venuto in mente quando Piazza ha ricordato il responsabile. Anche questi ragazzi sono idealmente qui con il cuore. A proposito dei ragazzi, io mi sposterei, perché se no faccio la rotonda e non siamo più ai tempi di Vignali, e vorrei che i ragazzi venissero qua e facessero quest'ultima foto con i loro tecnici per salutare un anno dopo. Ecco, se venite qua, prego. Io volevo ricordare l'ultima cosa ai ragazzi, visto Andrea, vieni, Andrea. No, perché ci sono delle cose, cari ragazzi, che devono rimanere all'interno dello spogliatoio. State diventando grandi e quindi la barzelletta che vi ho raccontato pochi minuti prima della finale deve rimanere all'interno degli spogliatoi. Non vi permettete di dirlo. Chiedo scusa ai genitori presenti. Luca Mondini, lo sto chiamando, ma era una barzelletta un po' sconcia. Scusate, ma mi è una volta. Ragazzi, Francesco, gli ho tirato via. Bravo. Vai, vai, qualcuno è seduto, va bene. Ho capito, ma ci vuole la statura. Grazie a tutti. Poi ci vediamo dopo per l'aperitivo.
Allora, se non sbaglio, a chiudere dovrebbe esserci Sandro Squeri, che avevo intravisto. Ah, eccolo qua. Lo cercavo con gli occhi, lo sei vestito. E vorrei qua vicino anche Luca Carra, perché diciamo che quella partita è stata un po' un ponte. È stato un po' un ponte tra il passato e quello che speriamo sia un futuro importante. Sandro Squeri è uno degli artefici di Parma Partecipazione Calcistica, cioè di una, come si può dire, intervento diretto dei tifosi, dei sostenitori all'interno di questo Parma. Diretto vuol dire sostanziale, cioè con delle contribuzioni importanti. E Luca Carra a un certo punto ha pensato nella sua vita di smettere di fare il dirigente in un posto anche caldo in inverno e fresco in estate, era il suo ufficio, e si è messo in gioco facendo il consigliere delegato, l'amministratore delegato di questo Parma. E io vorrei che fossero loro a chiudere questa giornata importante, bella. E l'ultima cosa che voglio dire la dico a questa squadra, vi dico una cosa che magari non vi ricorderete più, spero, fra mezz'ora. Vi voglio ringraziare, perché quando uno passa i 50 anni emozionarsi ancora non è facile. Sì, io innanzitutto do la buonasera a tutti, non meritavo certamente questa considerazione per questo evento, però vi devo dire che mi lega l'amicizia con Roberto e anche con la Simona, ma con Roberto sono praticamente 40 anni che ci conosciamo, e come ha detto giustamente prima Sandro Piovani, io ho partecipato molto volentieri a questo progetto, di questa nuova rinascita, che è la rinascita di fatto non tanto della prima squadra, ma quanto tutto il mondo Parma. Quello che è successo prima, lo ricordava giustamente anche Sandro Piovani, quello che è successo negli anni scorsi ce lo ricordiamo tutti. Io tra l'altro sono stato non testimone diretto di questa esperienza straordinaria di questi ragazzi, perché non ho partecipato alle trasferte, perché in quel periodo eravamo impegnati su un altro fronte altrettanto importante, ma non importante come questo, ci tengo a dirlo, perché tutto quello che è stato detto e avete fatto sicuramente è tutto merito vostro, del cuore, della passione e dell'impegno che ci avete messo. Abbiamo però pensato che fosse giusto voltare pagina, perché penso che tutto quello che abbiamo sofferto, abbiamo patito, e se permettete anche le umiliazioni che abbiamo così condiviso tutti insieme, non penso ce le meritassimo, e quindi abbiamo pensato che era giusto vedere, verificare, provare se da Parma e da tutto il suo territorio poteva nascere qualcosa di nuovo e veramente diverso. E quindi ci abbiamo messo tutto l'impegno, ci abbiamo messo tutto il cuore e ci abbiamo messo il tempo a disposizione, perché tutto questo è stato fatto grazie a un gruppo di amici che ci hanno creduto, insieme a me e il nostro presidente. Devo dire che Roberto è stato una di quelle persone che ci ha creduto fin da subito insieme a me, e quindi conoscendolo da tanto tempo ho detto a lui se mi dava una mano, e sicuramente vi posso dire con grande emozione e soddisfazione che è stato il primo a farsi avanti e a darmi tutta la sua disponibilità. Questo ci ha fatto anche un po' rinvigorire, perché c'è stato un momento di difficoltà, sembrava che non si partisse più e tutto il progetto, diciamo, venisse abbandonato. Invece un colpo di coda straordinario, ed è successo quello che tutti voi sapete in questa ultima bellissima annata. Devo anche dire che noi abbiamo sentito molto vicini anche persone importanti che hanno aiutato questa squadra, dei papà straordinari, degli imprenditori incredibili che so che sono stati vicini a questa squadra e che sono altrettanto vicini a noi in questa avventura, e ci fanno sentire tutta la loro vicinanza. Questo è importante, ecco, perché ci sono persone che fanno la differenza a livello anche di impatto
con la gente comune, gente che si inserisce in questo tessuto sociale, quindi gente importante ma altrettanto allo stesso tempo gente semplice. Di questo noi ne siamo orgogliosi e dobbiamo rendergli merito ed esserne grati. Ecco, io non mi dilungo tanto di più perché devo passare la parola al nostro direttore, però ci tenevo a dire che ultimamente abbiamo fatto una festa, la festa del PPC, che ci ha dato grande soddisfazione. Avevamo un impegno, Roberto lo sa, nei confronti di tanti amici e tanti soci che ci hanno sostenuto e stati vicini e che per un momento hanno pensato che noi fossimo un attimo spariti. In realtà non è così, stiamo ripartendo con una altrettanto straordinaria forza e energia per una terza importante tappa, che è quella che ci vede impegnati a raddoppiare i nostri iscritti. Noi siamo quasi 500, è un impegno che ci siamo presi andare alla fine dell'estate e arrivare almeno al doppio, e questo è sicuramente un risultato ambizioso e che vorremmo portare in fondo. Però, ripeto, sappiamo che è molto difficile, cioè molto impegnativo, ma ci metteremo tutte le nostre energie e le nostre forze. Quindi avevo dato una parola a chi mi ha aiutato in questa festa, in questa organizzazione, a parte i presentatori che sono stati sicuramente all'altezza della situazione. Abbiamo tanti sponsor che sono vicini a Parma Partecipazione Calcistica, ma sono vicini anche alla squadra e a tutto il mondo Parma. E quindi questa sera mi hanno dato un piccolo omaggio per Roberto e per la Simona, con una lettera di ringraziamento firmata dal nostro presidente. Quindi prego la Simona di venire qua a ritirare. Questo è l'orologio ufficiale che è stato fatto da Paolo Valenti e della sua staff per i tifosi e tutti quelli che sono vicini al mondo Parma. E Roberto, diamo il braccialetto sempre di Valenti, che è questo, poi lo diamo a un altro amico che è qui. E questa è la lettera, scusate, io vengo da un cantiere, questa è la lettera di ringraziamento per tutto quello che avete fatto per la nostra bellissima festa. Quindi è stato un successo, grazie anche a voi. Quindi, grazie. In bocca al lupo a tutti e passo la parola a Carlo. Allora, Luca, parlando di questi giovani, I have a dream, si diceva una volta, cioè che magari, visto che siamo in pieno calcio mercato, si parla di nomi, di chissà che i prossimi acquisti non sia qualche giovane della nostra, del nostro vivaio, della nostra terra, chissà. No, così. Chissà, no, anzi, a cui vorremmo arrivare. Intanto grazie dell'invito e complimenti per l'iniziativa. Hai detto che ho lasciato un posto caldo, ma ti assicuro che il Tardini l'anno scorso era molto caldo quando ci siamo arrivati. No, io volevo solo fare complimenti. Prima il mister ha detto, io penso di aver vinto. Io credo che loro l'anno scorso abbiano vinto davvero, non tanto per l'impresa sportiva, ma per l'impresa che sono riusciti a fare anche da un punto di vista di valori, da un punto di vista umano. Erano sei mesi che a Parma si parlava di calcio in termini che non c'entravano nulla con l'impresa sportiva e con il campo. Loro hanno dimostrato che nonostante tutto ci hanno creduto e hanno veramente ottenuto un risultato incredibile. Quindi complimenti vanno ai ragazzi e al mister, a tutto lo staff e, come diceva prima Umberto, anche a tutto il settore giovanile, perché il settore giovanile del Parma era un settore giovanile veramente di altissimo livello. Non me ne vorrà se ti dico che ci sarebbe piaciuto tenerne tanti di quei ragazzi. Purtroppo i tempi della federazione non ci hanno permesso di partire in tempo per riuscire a convincere tanti ragazzi a restare, però sicuramente avevate fatto un ottimo lavoro, quindi complimenti davvero a tutti. Tra l'altro, come diceva Sandro prima, sfogliando il libro adesso, ho visto che praticamente la loro impresa si è sovrapposta con la nostra nascita, perché nella settimana dal 21 al 28 di giugno era quando loro arrivavano in finale e disputavano la finale e noi siamo partiti il 23 di giugno, quindi mi piace pensare che l'entusiasmo che avevano i ragazzi, le foto che si vedono di tifosi che poi ci hanno seguito tutto l'anno e i valori che questa squadra ha portato avanti abbiano contribuito un po' a far nascere anche la nostra società, quindi che non ci sia stata un'interruzione ma che loro siano stati in un certo senso il momento di passaggio tra il vecchio Parma e il nuovo Parma. E la stagione che poi abbiamo fatto è stata entusiasmante e spero che anche loro abbiano contribuito.
Grazie, grazie a tutti di essere intervenuti. Spero di poter, chissà, vedere una seconda, terza opera di questo tipo. Arrivederci. Una cosa velocissima, poi la chiudiamo. Hai ragione, e ti voglio svelare un piccolo che non è un segreto. Alla festa fatta per questi ragazzi di celebrazione di questa impresa, fatta 2 o 3 giorni dopo il nostro ritorno, non mi ricordo la data esatta, c'era anche Fausto Pizzi con Nicolò, e Fausto portò Nevio a questa festa, annunciandoci in maniera un po' ufficiosa il fatto che Nevio sarebbe stato il presidente di questa nuova società, e loro hanno incontrato Nevio Scala, al quale ai quali ha parlato, per cui assolutamente sì, c'è stato questo collegamento, e quindi questa trasposizione di entusiasmo sicuramente sì. Una piccola nota tecnica che mi preme dare: il libro costerà, per chi lo vuole, 20 euro. Oggi è solo qui, poi cercheremo di metterlo anche nelle varie librerie. Ovviamente non è un'operazione, come sapete, commerciale, e quindi io vi auguro di coprire i costi, ma non è un problema. Nel caso saremo così fortunati ad andare oltre i costi, il guadagno sarà ovviamente devoluto in beneficenza, e questo mi preme dirlo, perché ovviamente l'operazione è stata fatta col cuore e non per un altro obiettivo. Grazie a tutti, per chi rimane a cena avremo modo di commentare le immagini del libro. Grazie mille a tutti e grazie Sandro.